prima di entrare nei dettagli della giornata, quindi dei punti focali, voglio presentarvi i co-protagonisti. Io ci tengo a dire co-protagonisti perché penso sia doveroso ricordare che i veri protagonisti siete voi tutti i giorni e non solo quest'oggi. Allora, Nadia Forbici, coordinatrice della consulta florovivaismo della Prodiretti, nonché presidente nazionale Assoflora. Gianluca Boeri, ho sbagliato, ho detto Nadia, Nada, Assoflora, Nada Forbici, rifacciamo, coordinatrice della consulta florovivaismo della Coldiretti, nonché presidente nazionale Assoflora. Floro, io ho scritto la Floro. Gianluca Boeri, presidente regionale provinciale Coldiretti, Domenico Pautasso, direttore provinciale Coldiretti. Allora siamo qui perché l'occasione è la giornata dell'orgoglio Coldiretti, in più si festeggiano anche i primi 80 anni di vita, chiaramente sempre di Coldiretti. Ricordo che in questa giornata 96 assemblee sono in corso e sono state in corso, quindi tutta la giornata di assemblee, quindi un più di 50.000 gli associati presenti. Ripartiamo con un video emozionale in maniera tale per ricordare quello che poi di fatto voi rappresentate, state rappresentando da 80 anni a questa parte. Diecimila agricoltori di Coldiretti scendono in piazza a difesa del vero Made in Italy e per fermare le importazioni sleali al grido di No Fake in Italy. In una parola, mobilitazione. Levo questa spada alta verso il cielo. Giuro sarò roccia. La storia di Coldiretti è profondamente segnata dalla capacità di mobilitazione popolare. Paolo Bonomi fonda la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti nell'ottobre del 1944, mentre sotto le bombe cresceva la fame. Bonomi diede rappresentanza a un popolo di contadini, di mezzadri. È del 1946 il primo congresso dove si annunciò che le unità presentate erano già 1.697.832, un numero destinato a crescere e che già segnalava la straordinaria capacità organizzativa e la capillarità territoriale di Coldiretti. Nel 1948 milioni di contadini vengono chiamati a raccolta da Coldiretti per scrivere insieme e dal basso un programma di azioni che ha cambiato il volto dell'agricoltura italiana. Da quelle assemblee emergono alcuni pilastri delle battaglie di Coldiretti: la pensione di vecchiaia, la mutua e la riforma agraria, punti che diventano conquiste politiche e sociali. Nel 1952 il presidente Segni dà corpo alla riforma agraria e tocca interessi consolidati, quelli dei latifondisti. Nel 1956 nascono i centri di azione agraria, su iniziativa del principe Ruspoli e di altri aristocratici preoccupati dagli espropri del Piano Verde. Manifestavano in piazza con i trattori, bloccando le strade e protestando contro la riforma. I centri di azione agraria avevano come principale nemico la Coldiretti e proprio per questo trovarono l'appoggio anche del Partito Comunista. La reazione della Coldiretti e della Democrazia Cristiana è scolpita nella storia. Nel 1962 il ministro Fanfani e il presidente Segni portano in legge il piano verde della Coldiretti. Si arriva così a 2 milioni di ettari nelle mani dei contadini, compiendo la più grande redistribuzione pacifica di ricchezza mai avvenuta in Italia. Bonomi e la sua Coldiretti animarono il progresso economico e sociale, ma anche tecnico delle campagne, contribuendo all'alfabetizzazione delle aree rurali attraverso la televisione, fatta installare in tutte le federazioni sul territorio. Se l'agricoltura italiana è riuscita a superare gli anni dell'industrializzazione e la spinta all'abbandono delle campagne, la prima internazionalizzazione dei mercati, l'entrata nella comunità europea, è perché Bonomi e la Coldiretti seppero sempre difendere il reddito degli agricoltori insieme agli interessi più generali del paese. È questa la grande eredità di Bonomi, una Coldiretti che sa essere una grande forza sociale e politica autonoma, capace anche di uscire dai propri confini per incidere sul futuro del paese. La Coldiretti dagli anni 90 si rifonda sulla sua autonomia dalla politica, coltivando la cultura di governo che si esprime con il dialogo con le istituzioni, ma anche con il conflitto intelligente. E dagli inizi del 2000 arrivano i risultati più importanti per un nuovo protagonismo delle campagne. La legge di orientamento del 2001, che attraverso la multifunzionalità cambia il destino di migliaia di aziende agricole.
con l'arrivo poi di Campagna Amica e del suo modello di vendita diretta. Sei proprio sicura che quello che mangia tuo figlio non contenga schifezze? Per un'alimentazione più sicura e genuina, mamma, è ora di dare battaglia, insieme a Coldiretti. Via, via, vieni via con me. Un patto con il consumatore che salda nell'opinione pubblica l'immagine di Coldiretti come forza amica del paese. La lotta per la trasparenza dell'origine in etichetta che porta l'Italia ad essere all'avanguardia a livello mondiale. Il dialogo con i governi per azzerare le tasse in agricoltura, con la cancellazione di IMU, IRPEF e IRAP. E poi con l'ultima legge contro le pratiche sleali voluta a Bruxelles, poi in Italia, che introduce il divieto di pagare i prodotti agricoli sotto il costo di produzione. Una storia di difesa dei cittadini che va dal no agli OGM del 2003 al no ai cibi fatti in laboratorio del 2022. Con una proposta di legge approvata a novembre 2023, sostenuta da 2 milioni di firme dei cittadini. Una storia fatta di sostegno economico all'agricoltura italiana, prima con la Federconsorzi e oggi con la piattaforma CAI, Consorzi Agrari d'Italia e con il grande progetto BF Bonifiche Ferraresi. Una storia di filiera per valorizzare i prodotti agricoli, rendendoli cibo e non materia prima, e collaborando con le industrie che vogliono valorizzare il vero Made in Italy nell'ambito della geniale intuizione Filiera Italia. Una storia di difesa del territorio, con la lotta alla fauna selvatica incontrollata o ai pannelli fotovoltaici a terra che consumano suolo fertile. Un presente fatto di innovazione, di agricoltura di precisione, di digitalizzazione attraverso la piattaforma Demetra. Un futuro sempre più digitale, ma che affonda le sue radici in 80 anni di storia al fianco degli agricoltori. Un futuro fatto di orgoglio e mobilitazione. Orgoglio Coldiretti. L'agricoltore è quello che dà il cibo. Professionalità, che assolutamente io non si può dire niente, però emerge determinazione e coerenza di quello che siete. L'ultimo in elenco è la manifestazione del Brennero, da quale secondo me siete riusciti a creare una spaccatura da quello che viene considerato scontato, banale, con la realtà nuda e cruda dei fatti. Ed ecco perché adesso seguirà un video proprio sul codice doganale, quello che siete di fatto riusciti a fare e soprattutto a far capire alla gente. Abolire il codice doganale sull'origine dei cibi è cruciale. Non è più tollerabile che un prosciutto straniero entri in Italia e dopo una minima lavorazione diventi italiano. Vale lo stesso discorso per il pomodoro concentrato cinese o per il grano canadese glifosato che diventa semola italiana per la pasta. Noi chiediamo che venga abolito il concetto di ultima lavorazione per considerare italiano un prodotto. Per noi è Made in Italy quello che viene anche coltivato o allevato in Italia e non solo trasformato. I cittadini hanno diritto di essere informati correttamente e non ingannati. Coldiretti non è contro le importazioni, sappiamo che su alcune produzioni siamo deficitari, ma siamo per la trasparenza assoluta e per mercati giusti. Noi chiediamo il rispetto del principio di reciprocità. Chi vuole vendere in Europa deve rispettare le stesse regole imposte ai nostri produttori. Stiamo raccogliendo 1 milione di firme per ottenere l'obbligo dell'origine su tutti gli alimenti a livello europeo. Fino ad oggi solo su pochi cibi, con le nostre battaglie, siamo riusciti ad ottenere trasparenza, come sulle carni bovine, sull'olio, sul miele. Ma i cittadini hanno diritto di sapere da dove arriva tutto quello che mangiano. Per questo lavoriamo con altre organizzazioni in Europa per questa battaglia di civiltà. È un nuovo capitolo del nostro patto con il consumatore. Grazie a Coldiretti l'Italia è all'avanguardia sull'etichettatura. Abbiamo l'origine trasparente su prodotti come la pasta, il riso, il latte, i formaggi, i derivati del pomodoro,
le carni suine trasformate, ma qualcuno a Bruxelles vorrebbe che questi decreti decadessero a fine anno. Noi rilanciamo: l'Europa segua il modello italiano e dia trasparenza su tutte le etichette alimentari. L'etichetta trasparente, oltre ad informare i consumatori, aiuta gli agricoltori a produrre cibo e non commodity. Faccio un esempio concreto: sul latte siamo passati dal 60 all'80% del fabbisogno coperto con produzioni nazionali da quando c'è l'etichettatura trasparente. Le industrie comprano più latte dalle nostre stalle e hanno lanciato una serie di prodotti di formaggi 100% italiani. Non possiamo rinunciare a questa trasparenza. Nada Forbici, coordinatrice della consulta Florovivaismo della Coldiretti e presidente nazionale Assofloro. Grazie. Parto da quest'ultimo video. Nella trasparenza la vogliamo anche per i fiori. Ebbene, il 9 di aprile siamo stati a Bruxelles. Ho avuto il grande onore di rappresentare il nostro paese italiano proprio in Europarlamento. E alla domanda: che cosa può fare l'Unione Europea per sostenere i floricoltori? La risposta immediata che mi è venuta è quella di sostenere il principio di reciprocità. Basta con l'importazione di fiori che provengono da paesi terzi, che vengono coltivati, conservati con prodotti, con agrofarmaci, pesticidi, fitofarmaci che da noi sono vietati da un decennio, almeno da un decennio, se non di più. Basta pensare di avere una concorrenza sleale sul nostro paese che ha fatto morire quella che è stata la floricoltura italiana degli anni 80, 90, 2000, proprio grazie a questa importazione selvaggia di questi fiori che arrivavano nel nostro paese, arrivano ancora nel nostro paese attraverso l'Olanda e improvvisamente diventano fiori europei. Peccato però che vengono coltivati con paradigmi che per noi non sono assolutamente attuabili. E che cosa succede? Oltre ad avere questa concorrenza sleale, ritorna nel nostro ambiente tutto quello che a noi ci hanno vietato giustamente a salvaguardia dell'ambiente, quindi tutti quei pesticidi, agrofarmaci che da noi da anni non possono essere più utilizzati. Anche chi manipola questi fiori ne paga le conseguenze. E poi che cosa portiamo nelle nostre case? Che cosa mettiamo al centro delle nostre tavole come decorazione? Questo non vale solo per quello che mangiamo, perché chiaramente noi, in particolar modo in questa areale dove si parla di piante, di fiori in particolar modo, dove la floricoltura ha fatto la storia di questa cittadina, di questo areale, dove la Liguria ancora oggi è l'eccellenza del nostro paese e dove dobbiamo tenere a testa alta, mantenere quello che sono le nostre coltivazioni, indipendentemente da Ponente a Oriente. Questo deve essere ben chiaro. Perché? Perché solo se riusciamo a salvaguardare il nostro reddito, riusciamo a progredire, riusciamo a investire, riusciamo a far sì anche che i nostri giovani possano continuare quello che un po' di tempo fa chi oggi non è più tanto giovane ha iniziato, perché sappiamo bene non siamo attrattivi come settore se non diamo il giusto reddito. E da qui la seconda parte che è arrivata per l'Europa è stata la promozione, per altro elemento fondamentale, altro elemento cardine di quello che è il nostro settore. Il nostro settore ha bisogno di una promozione forte, perché il passaggio, quello importante, è che il fiore, le piante non sono solo bellezza, non sono solo ornamento, perché se una cosa ornamentale è un di più, quando c'è necessità, quando ci sono crisi, sono le prime cose che si abbandonano, le cose sol belle, ma le cose utili diventano necessarie.
Ecco, questo in Europa è stato detto: il fiore e la pianta sono utili, utili per la salute, utili per quello che è il benessere psicofisico delle persone, ma non perché lo diciamo noi produttori, noi imprenditori, che sarebbe facile, no? Dobbiamo vendere il nostro prodotto, senz'altro è il migliore di tutti, ma perché è la scienza, è la ricerca che lo sta dicendo, da ormai da un po' di anni. Il benessere che portano le piante e i fiori all'esterno delle nostre case, all'interno delle nostre case. Gli stessi fiori, signori, i colori dei nostri fiori portano quel benessere misurato attraverso ricerca. Ecco, da qui bisogna passare, perché se si vuole poi avere una risposta da parte della politica, se il settore deve avere una politica, deve passare da quella che è quell'elemento in più, la salute, il benessere delle persone, perché se le persone stanno bene si riduce quella che è la spesa pubblica, perché si riducono gli accessi ai pronto soccorsi, perché si riduce tutto quella che è quell'appesantimento per il nostro Stato. Ecco, da qui i vari passaggi: abbiamo ottenuto il bonus verde, quel credito d'imposta che dice aumenta il quantitativo di verde, aumenta il quantitativo di piante e fiori nel tuo giardino e vedrai riconosciuto all'interno della dichiarazione dei redditi quello che è la spesa che tu hai fatto. Siamo l'unico paese in Europa ad avere questo credito d'imposta e non è una cosa da poco. Tornando un attimino indietro qualche anno fa, signori, quello che è stato il Covid, il gravissimo problema che abbiamo avuto con il Covid, ebbene con Coldiretti siamo riusciti ad aprire le nostre attività, quando eravamo con i vari colori delle varie regioni avevamo chiusi completamente i mercati e per un prodotto deperibile sappiamo benissimo, inutile che ce lo diciamo, che cosa significa, oggi domani il prodotto diventa da buttare. Ecco, il grande lavoro fatto di Coldiretti è stato quello di parlare con Federdistribuzione, con l'interlocuzione diretta con il nostro governo, dove abbiamo inserito in tutti quelli che erano i DPCM, vi ricordate, no? Allora Conte che alle 11:30, mezzanotte, i telegiornali diceva bene, da qui a qui può vendere, possono aprire questi negozi, ecco, io ricordo ancora che neanche Conte riusciva a leggere la parola vivai e floricolture, quando accanto alle farmacie si diceva che si poteva vendere piante e fiori. Ecco, questo non è venuto dal nulla, signori. La forte pressione fatta ha fatto sì che Coldiretti è riuscito a parlare con l'allora ministra Bellanova, con il Presidente del Consiglio e ci ha aperto il mercato. L'altro passaggio importante fatto durante il periodo del Covid è stato la decontribuzione, una boccata d'ossigeno alle nostre aziende, il fatto di sospendere, di diminuire, di cercare di ridurre quelli che erano i contributi pagati ai nostri dipendenti, perché chiaramente un F24 di 20, 30, 40 mila euro che esce per pagare i contributi ai nostri dipendenti quando abbiamo il mercato chiuso, quando abbiamo le serre piene e non si può fatturare, chiaramente il poter trattenere in azienda queste cifre è evidente che aiuta. In un momento che non sapevamo neanche che cosa avevamo, che mostro avevamo di fronte, quando cadevamo come le mosche. Io sono lombarda, io sono bresciana, ne abbiamo sentito parlare di che cosa è successo a Brescia Bergamo, non sapevamo più dove mettere i morti, signori. E la Lombardia era rossa, la Lombardia assorbe il 50% del prodotto floricolo italiano. C'era tutta l'Italia in default, perché una regione come la Lombardia era chiusa. Ecco, questo abbiamo fatto sui mercati, nel momento del grande bisogno. E qui la Coldiretti c'era, signori. Altro elemento, altra battaglia che abbiamo vinto di recente, sempre in Europa, l'aver escluso quelli che sono i vasi all'interno della direttiva degli imballaggi. Signori, c'era stato detto che dovevamo pagare su ogni singolo vaso un contributo per uno smaltimento, un po' come si fa con i cieli, fanno con i cartoni, no? Quelli che abbiamo nelle nostre aziende. Perché? Perché qualcheduno, il nostro amico Conai, si era inventato che il nostro vaso era un imballaggio, il nostro vaso da produzione. Un imballaggio è quindi non solo quella cosa che serviva per spostare, diciamo, il nostro prodotto. Non riuscivano a immaginarsi che senza un vaso, un fiore, una pianta, un fiore
diciamo così, una pianta fiorita non lo si può coltivare se non abbiamo il vaso. Ebbene, signori, dopo una durissima battaglia e una forte attività lobbistica, mi permetto di dire, abbiamo fatto e siamo riusciti a fare, guardate, la floricoltura per la prima volta si è vista unita in tutta Italia, siamo riusciti a dire, no signori, il nostro vaso è uno strumento di produzione, senza il vaso noi non riusciamo a produrre. Sapete come abbiamo fatto? Perché ad un certo punto ci è arrivata la telefonata, vero Gianluca, dall'ufficio di Bruxelles di Coldiretti, ci ha detto, oh, c'è qualcuno che sta spingendo in commissione parlamentare europea dicendo che insomma non, avevano controvertito tutti quelli che erano gli emendamenti che avevamo preparato. Ebbene, grazie ai nostri ragazzi dell'ufficio di Bruxelles, c'era una grande azienda, la più grande azienda europea di vasi, che chiaramente per interesse personale aveva detto, chiaramente poi da noi ci sarebbe calato dall'alto questa cosa, che i nostri vasi dovevano essere assolutamente dichiarati imballaggi. Tempo 2 ore abbiamo saputo come si chiamava questa azienda e tempo 2 giorni di telefonate in giro per l'Italia gli abbiamo bloccato 3 milioni di vasi. A questo punto diventavamo interessanti. A questo punto questi signori ci hanno chiamato e ci hanno detto che avevano bisogno di parlare con noi. Ecco, capite signori che cosa vuol dire essere uniti, che cosa significa avere un'organizzazione che ci rappresenta, importante, forte, riuscire ad essere partecipi e soprattutto protagonisti di queste interlocuzioni. Ebbene, dopo 2 giorni è arrivata la rettifica in commissione dove i vasi non erano più imballaggi. Avete capito? Sapete che cosa vuol dire questo? Vi dico solo un esempio, il più grande fornitore di vasi in Italia, non vi dico chi è, comunque lo conosciamo tutti, mi raccontava, Nada, guarda, per quello che è il mio fatturato, solo il mio fatturato, un'azienda importante, però una delle tante che abbiamo in Italia, dovrei versare 5 milioni di euro all'anno di CONAI. 5 milioni di euro nostri, signori, perché sappiamo che quando noi acquistiamo un imballaggio, noi non ci dicono quanto costa quell'imballaggio, di default lo paghiamo. E quindi voleva dire acquistare vasi già con il CONAI completo, già con la tassa. E allora immaginatevi un po' quanto sarebbe inciso sui costi aziendali di produzione. Ecco, questa è una grande battaglia, l'abbiamo definitivamente chiusa e vinta. Altri elementi che possono rientrare anche di interesse per quanto riguarda la floricoltura, a fianco a quello che è tutta la cura e la manutenzione del verde, abbiamo fatto delle importanti note di chiarimento per quanto riguarda la gestione di quelli che sono gli scarti di lavorazione della floricoltura, della stanza bifasica, della manutenzione del verde, perché da rifiuto che doveva essere tutto questo materiale di scarto, siamo riusciti attraverso chiarimenti, e la Liguria è una regione, devo dire, che ha recepito attraverso una nota di chiarimento ufficiale questo importante elemento, che questi scarti possono essere sottoprodotti. Signori, quando un materiale di scarto passa da rifiuto a sottoprodotto, vuol dire che non devo spendere per smaltirlo, ma anzi posso valorizzarlo e posso addirittura dargli un valore e quindi guadagnarci addirittura, al di là di tutto quello che è lo sgravio burocratico, perché gestire un rifiuto chiaramente ha un appesantimento notevole per quanto riguarda proprio tutta la burocrazia. Altro elemento su cui invece stiamo ancora lavorando sono questi codici doganali. Il nostro capo servizio dell'area tecnica ci ha spiegato l'origine di quelli che sono i prodotti che vanno a determinare anche quella che è l'IVA. Stiamo lavorando sui fiori eduli per quanto riguarda il mondo della floricoltura, che oggi ha un'incidenza di un 22% di IVA, chiaramente molto pesante. Ma se io un fiore edulo lo tratto come un'insalata, perché non può avere l'IVA dell'insalata? Domanda. Perché questo di fatto è la differenza, perché quando il consumatore va al supermercato e acquista un fiore che può essere mangereccio alla pari di un'insalata, è evidente che avere un 22% di IVA che gli appesantisce in termini di costi piuttosto che un 4% chiaramente è meno appetibile, insomma, no? Da parte del consumatore l'acquisto di questa tipologia di prodotto. Ecco,
Questi sono un po' gli elementi, diciamo che cardine di tutto quello che si è fatto, si sta facendo ed è in itinere. Io mi fermerei qui, in modo tale che se poi ci sono delle domande, poi ci ritorniamo anche per degli approfondimenti. Grazie. Come sapete, la provincia di Imperia non si limita alla floricoltura, ma abbiamo un ottimo comparto che è quello olivicolo. Quindi la parola al direttore provinciale Domenico Bautasso. Grazie. Allora, quello che diceva Nada sul settore floricolo, perché come ben ricordiamo questa è una provincia che ha una forte connotazione floricola ma anche olivicola. Il concetto del reciprocità vale anche per il settore olivicolo e vale soprattutto per due aspetti: uno quello dei fitofarmaci e l'altro quello della manodopera, perché il concetto di reciprocità non è che scatta solo e vogliamo farlo scattare solo dal punto di vista sanitario, ma anche per una questione di dumping sociale. Perché se mi arrivano le famose 150.000 tonnellate dalla Turchia o dalla Tunisia che hanno prodotto utilizzando dei fitofarmaci che da noi sono vietati o utilizzando, sfruttando la manodopera, cosa che da noi non succede giustamente, è ovvio che ci fanno concorrenza sleale. Poi noi possiamo dire sì, ma noi siamo salvi, abbiamo la taggiasca. E fino a un certo punto siamo salvi che abbiamo la taggiasca, perché probabilmente qualche ragionamento in più sulla valorizzazione la dovremmo fare sulla taggiasca, perché a volte si ha un po' l'impressione che giochiamo al ribasso, no? E io prendo spunto da un intervento, Nada, fatto in una delle riunioni a febbraio, dove sulla taggiasca si è detto, sulla taggiasca come sull'olio in generale, si è detto dovrebbe essere come il vino. Innanzitutto non consideriamolo più un condimento ma un cibo. E poi portare dietro il territorio la distintività di quell'olio. Perché se parliamo di olio in termini generali, parliamo di olio in termini generali, ma non parliamo di distintività. E la taggiasca credo che sia una delle poche cultivar al mondo che ha delle caratteristiche che non ci sono da altre parti. Parlavi dei fiori eduli, no, Nada? E ti ricordi, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, lo stesso problema ce l'abbiamo sul basilico, no? IVA 22, IVA 4, noi abbiamo un problema sulla trasformazione del basilico, perché la produzione di basilico, la vendita di basilico fresco e agricolo, la trasformazione mi rientra in attività commerciale, quindi non è più agricolo, no? E qua gli uffici confederali so che ci stanno lavorando assieme ai fiori eduli, assieme ad altre questioni, perché qua la trasformazione del basilico è molto importante, no? E noi abbiamo molte aziende che potrebbero non solo vendere il basilico fresco in mazzetti ma trasformarlo, ma questa problematica crea non pochi disguidi alle imprese e dei costi improponibili. Il concetto di rivedere il codice doganale, che l'ultima trasformazione quello è prodotto italiano. Allora, immaginiamoci uno che fa succhi, che ne so, con concentrati di pomodoro o altre cose che usa l'olio. Quell'olio può arrivare da qualsiasi parte, alla fine è un prodotto italiano, finito, trasformato. Il concetto di reciprocità e il codice doganale sono le due battaglie essenziali per il nostro comparto agricolo. Poi è ovvio che dai video sentite parlare di zootecnia, di cereali, perché sono i comparti a livello nazionale quelli più ampi, ma in realtà qua si fanno quegli esempi, ma quel concetto e quei concetti valgono per tutti i settori. Ecco la battaglia dove sta andando, su quei due aspetti, rivedere il codice doganale e il concetto di reciprocità. Grazie direttore. In questa assemblea
Ilva, vi abbiamo abituati bene, intervento, video, video, intervento, e quindi proseguiamo con un videomessaggio, questa volta il nostro presidente Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti. Il 30 per noi è una giornata particolarmente significativa, orgoglio Coldiretti. Ma perché sia orgoglio Coldiretti dobbiamo puntare a dare risposte concrete a quelli che sono i bisogni dei nostri imprenditori, dei nostri agricoltori, su due temi in modo particolare. Uno riguarda un'azione di carattere sindacale che noi dovremmo fare nei confronti di tutte le regioni italiane per ottenere finalmente la norma che ci permetta di fare il contenimento sulla fauna selvatica una volta per tutte. Non è più accettabile, dopo anni di battaglie, che ancora questo problema non sia risolto e che mette nella condizione tantissimi nostri imprenditori non solo di essere danneggiati economicamente, ma in tanti casi di abbandonare i loro territori, soprattutto per quanto riguarda le aree interne, le aree collinari e le aree montane. Contestualmente dovremo fare un'azione sindacale nei confronti di Bruxelles, una raccolta firme significativa, più di 1 milione di firme, per arrivare ad ottenere l'obbligo dell'origine su tutti i prodotti agroalimentari. E le sfide saranno continue, proprio per ottenere risposte importanti da dover dare ai nostri agricoltori e ai nostri imprenditori. Dal presidente nazionale al presidente regionale nonché provinciale Gianluca Boeri. Allora, abbiamo avuto sicuramente sentito tutte cose interessanti, anche il contributo della NADA credo sia da sottolineare, molto importante, e anche la sua presenza qua oggi ci fa capire quanto sia importante avere Coldiretti nazionale al nostro fianco e quanto la Liguria, in particolare la provincia di Imperia, siano centrali oggi più che mai nel dibattito agricolo italiano che si porta al centro di Coldiretti. Io sono un floricoltore, ho iniziato il Coldiretti il mio cammino sin dal percorso giovanile. Io credo che mai come in questi ultimissimi anni Coldiretti sia diventata centrale per il nostro settore florovivaistico. Prima difficilmente sentivamo tutta questa attenzione, adesso veramente vi posso assicurare che l'attenzione sul nostro settore è massima e l'impegno anche di tipo economico è molto importante. E la presenza qui in Ada, che ringrazio, perché comunque arrivare da qualsiasi parte dell'Italia qui nella nostra provincia di Imperia, io lo so perché di solito faccio il tragitto inverso, è un qualcosa di molto 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 difficile. Qua siamo ai confini dell'impero e a livello logistico, tra strade, treni e quant'altro, è una impresa, quindi ti ringrazio due volte. Parto da dove eravamo arrivati. Vi ricorderete che nel mese di febbraio abbiamo fatto tutta una serie di incontri territoriali dove a seguito di tutti quei tumulti che succedevano in Italia, il movimento dei trattori che aveva acceso un pochettino i riflettori su quelli che erano i veri o presunti problemi dell'agricoltura, aveva innescato anche al nostro interno una sorta di incontri puntuali all'interno dei quali tante volte, e mi scuso nuovamente perché chiaramente abbiamo fatto questi incontri in periodi dove per le nostre peculiarità di attività, e vedo i floricoltori subito che sorridono, che tante volte andavamo a fare questi incontri per fare dei chiarimenti rispetto a delle problematiche, e nel nostro territorio era difficile da trasmettere a Roma che la problematica stava nel fatto di chiamare gli agricoltori a fare gli incontri con noi, era la problematica principale perché giustamente era un periodo lavorativo. Comunque a seguito di questi incontri ci sono fruttati, perché è giusto avere uno scambio di idee, un confronto sincero a livello di poco tempo l'uno dall'altro, e purtroppo il periodo del Covid ci aveva abituato negativamente in questo senso. Abbiamo avuto quello che poi era la nostra promessa, ossia portare tutte le istanze che avevamo accolto a livello regionale alla presenza del nostro governatore Toti. Questo l'abbiamo fatto, questo incontro, l'11 di aprile, dove io ho incontrato Toti, seguito da tutto il Consiglio regionale, quindi
dei nostri hanno partecipato Carlo, Federico e tutti i componenti del tutti i movimenti, tutti i componenti del consiglio regionale. In questo incontro gli ho portato quelli che erano i punti salienti, il primo fra tutti, che l'ha toccato anche il nostro presidente nazionale, perché a seguito dei report su tutto il territorio nazionale il primo problema di tutte le regioni, di tutte le province, guarda caso, è la fauna selvatica. È un problema che da noi è assolutamente più che mai vivo, è un problema che anche a seguito delle delucidazioni che ci hanno dato i nostri uffici da Roma nella persona del professor Masini, è ora più che mai nelle mani assolutamente delle regioni, perché l'articolo 19 ter della legge 157 del 92, che è sì vecchia, siamo d'accordo, però questo articolo è stato inserito recentemente, dà la possibilità alle regioni di avere mano libera assolutamente per quanto riguarda misure straordinarie che devono essere prese per il contenimento della fauna selvatica. Queste misure straordinarie comprendono le gabbie, comprendono la sovversione di qualsiasi impedimento da parte dell'ISPRA, possono espletare questi periodi di abbattimento tutto l'anno su tutto il territorio, parchi compresi, e possono comprendere, oltre gli agricoltori con regolare porto d'armi che all'interno della propria azienda possono fare azione di abbattimento, anche del personale addizionale, quindi ulteriore, oltre quei 36 che abbiamo del nucleo regionale venatorio, anche del personale addizionale adeguatamente formato, che può essere la polizia provinciale, può essere qualsiasi membro regionale che possono quindi nominare su questo. Questo cosa vuol dire? Che non ci sono più alibi dal punto di vista regionale per dire finché la nazione non, il governo centrale non va a modificare la 157 abbiamo le mani legate. Sono tutte cose assolutamente false, e questo gliel'abbiamo messo davanti anche a seguito degli ultimi dati per quanto riguarda attualmente l'unico metodologia che la regione reputa per risolvere questo problema, che è la caccia. Noi sappiamo benissimo che la caccia può essere un sistema per ridurre il numero degli ungulati, ma non deve essere il sistema, deve essere un qualcosa di ampliato attraverso altre metodologie, anche in maniera straordinaria. A seguito delle ultime rivelazioni, il contingente dei cinghiali che doveva essere battuto era di circa 36.000, i cinghiali che sono stati abbattuti durante questa stagione di caccia sono stati circa 6.000. Ora capite che c'è una certa difformità tra l'atteso e il risultato, e quindi assolutamente non siamo soddisfatti di questo. In più, nella nostra regione abbiamo anche il problema della PSA, che sapete benissimo che è scoppiato ormai da più di 2 anni. Sono stati spesi soldi pubblici in maniera anche molto rilevante, vi ricordo soltanto i 14 milioni di euro spesi per fare una recinzione intorno alla zona rossa, recinzione che attualmente è in stato già di degrado e piena di buchi, quindi sostanzialmente un qualcosa di 14 milioni di euro buttati completamente al vento. Si sono succeduti già 2 commissari, ai quali hanno affiancato ultimamente 3 subcommissari, di cui uno è un generale dell'esercito, non è Vannacci, è un altro, state tranquilli, un altro generale. E da questi ci aspettiamo adesso delle risposte concrete, perché di fatto al giorno d'oggi non hanno sostanzialmente fatto nulla di che si era atteso. Quindi fauna selvatica, non solo cinghiali ma anche lupi. Nella nostra provincia abbiamo avuto, anche in seguito all'incontro che abbiamo fatto con gli zootecnici, che credo che oggi siano pochi in sala, ma è anche capibile visto anche la natura del loro impegno lavorativo, che difficilmente li porta in questi orari a poter essere presenti. Comunque per quanto riguarda le predazioni da lupi, che ultimamente stanno superando
il 10-15% dei capi presenti in alpeggio, e è un problema che si sta anche abbassando, perché abbiamo non da ultimo visto anche la presenza di questi animali passeggiare anche tra le strade di questo comune, del comune di Imperia. E quindi, come al solito, da un problema agricolo, perché inizialmente il cinghiale era considerato un problema agricolo, sta diventando un problema sociale, perché quando il lupo si trova a scorazzare beato e tranquillo nelle campagne, nell'orti e nelle strade di Imperia, può diventare, credo io, anche un problema sociale. E quindi anche su questo abbiamo chiesto una sorta di impegno e di responsabilità, perché io credo che la politica non debba sempre nascondersi dietro un dito per cercare di accontentare tutti, visto che siamo sostanzialmente in una perenne campagna elettorale ormai nel nostro paese, ma che quando c'è un problema, il problema è completo e si deve parlare di abbattimenti, si parli di abbattimenti, anche rischiando di avere contro tutta quella frangia animalista che troppe volte nel nostro paese viene considerata ai danni purtroppo anche di un'attività agricola come la nostra, che vi ricordo che nella nostra provincia di Imperia conta più del 60% delle esportazioni, cioè più del 60% dei prodotti che vengono esportati, prodotti in questa provincia, sono prodotti derivanti dall'agricoltura e dal florovivaismo. E nella nostra provincia più conta l'agricoltura 2,5 volte in più rispetto a quello che conta a livello nazionale. Io credo che questo ci serva a farci sentire quando abbiamo assolutamente dei problemi. E vengo anche a poi quello che è il secondo punto che abbiamo presentato, che se prima Nada ha parlato ampiamente di quello che può essere un settore produttivo principale, che è il florovivaismo, il secondo è anche quello olivicolo. Noi abbiamo chiesto fortemente piano olivicolo che finalmente venga redatto e venga fatto uscire per essere messo in pratica. Abbiamo chiesto a Toti una presa di posizione. Se si considera l'olivicoltura come una forma di agricoltura di mera sussistenza o se si considera l'olivicoltura come una forma di impresa. Noi crediamo assolutamente che l'olivicoltura, soprattutto nella nostra provincia, sia una forma di impresa, ed ecco che allora devono essere prese delle misure particolari, straordinarie, per far sì che questa impresa si ritiri su, perché se oggi vediamo le piante belle lussureggianti a seguito degli andamenti piovosi dell'ultimo tempo, non ci dobbiamo dimenticare che arriviamo da 3 anni dove sostanzialmente abbiamo avuto delle crisi produttive spaventose, e a seguito di queste non sono state prese assolutamente nessun tipo di misure, se non aprire dei bandi per i muretti a secco che, parliamoci chiaro, possono magari far comodo a tutti, ma sicuramente non risolvono il problema. Noi abbiamo bisogno di piani strategici territoriali che vadano a prendere in considerazione delle difese, anche dovute al fatto che abbiamo perso dei mezzi di lotta importanti, abbiamo sempre problemi per quanto riguarda la mosca olearia piuttosto che altri patogeni che come sempre si succedono. Accogliamo, vedo che sta arrivando il nostro presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi, quindi lascio la parola per il saluto. Grazie presidente, chiedo scusa per il ritardo, ma arrivo da Genova e le strade sono un pochettino complicate. Però non volevo mancare, grazie Presidente, Direttore, del vostro invito. Io credo che la vita sindacale sia estremamente importante. Le problematiche le conoscete meglio di me, siete in questo splendido auditorio che è casa vostra, come casa nostra, e quindi la mia persona in questo momento è per testimoniare che la Camera di Commercio è a fianco delle imprese e dell'organizzazione che la rappresenta.
problematiche mille, problemi mille, polemiche mille, però l'importante è la coesione. Questa è la mia esperienza professionale sindacale, perché anch'io faccio parte di un'organizzazione di settore, e credo che il Camera di Commercio debba, come dire, dare il valore aggiunto di coesione e di rappresentanza di tutte le imprese. Buon lavoro, Presidente, grazie a tutti voi. Grazie Enrico per il saluto. Quindi riprendo da dove era arrivato. Quindi il piano olivicolo assolutamente fondamentale che venga portato a termine, e credo che il governatore e anche l'assessore Piana presente all'incontro se lo siano appuntato e lo abbiano preso come spunto abbastanza per arrivarne a una definizione abbastanza tempestiva. Seguito del piano olivicolo anche il piano idrico, sicuramente questa era un'altra tematica scaturita e uscita dai nostri incontri territoriali. Arriviamo in un periodo dove sostanzialmente piove un giorno sì e un giorno no, però questo non vuol dire assolutamente che dobbiamo considerarci al di fuori di questa problematicità, perché se negli ultimi due anni proprio la nostra provincia e quindi il ponente della nostra regione erano tra le zone dove questo problema era assolutamente più sentito, e una buona parte anche dei problemi dell'olivicoltura poi scaturiva da questa situazione. A seguito di questo abbiamo fatto presente la nostra proposta, che per quelli che hanno avuto modo di seguirci in tutti questi anni, noi già da parecchi anni portavamo avanti, ossia la difficoltà che si ha nel nostro territorio a portare avanti delle progettualità per adeguare, per implementare o per creare, laddove non ci siano, dei nuovi enti che vadano a gestire la risorsa acqua. Noi abbiamo presentato al governatore la nostra iniziativa di creare un consorzio di bonifica di secondo grado, oppure andare ad ampliare il raggio di azione del consorzio di bonifica che noi già abbiamo in Liguria, che è il canale Lunense, ampliandone il raggio d'azione su tutto l'arco della nostra regione, per avere un ente che possa progettare, possa interfacciarsi con le possibilità di finanziamento che attualmente ci sono e si leggono al nome di PNRR, CSR, che sarebbe il nuovo PSR, ci hanno cambiato una lettera per far vedere che è nuovo, oppure altre forme di finanziamento che nazionali, come anche il Fondo della Protezione Civile, che sono assolutamente molto dotati in termini finanziari e che nel nostro territorio non sono mai riusciti a ottenere dei finanziamenti, perché proprio manca l'ente che si occupa della progettazione, che ha anche la capacità di poter avere anche accesso ai fondi, magari offrendo delle garanzie anche in termini bancari per fare gli investimenti. Questo è un altro piano che credo che il governatore si sia assegnato in maniera molto importante, con l'impegno di portarlo avanti. Questo credo che sia veramente uno dei tasti più dolenti per tutti coloro che fanno imprese e vogliono crescere nella nostra regione. Arriviamo da una vecchia programmazione 2014-2022, dove dagli ultimi dati che ci sono stati fatti vedere, mancano da spendere 120 milioni, per farvi un paragone, sono circa un terzo della dotazione dal 2014 al 2022. Questi 120 milioni devono essere spesi entro il 2025, settembre-ottobre 2025. Ora ci troviamo davanti quindi a dover spendere un terzo della programmazione in circa un anno e mezzo. Non commento ulteriormente, perché credo che ognuno di voi possa commentare in maniera autonoma questa problematica. Attualmente sono stati stanziati ulteriori 38 milioni a scorrimento dei bandi del 2022-2023, e il 7 avremo un tavolo verde dove ci prospetteranno quello che hanno intenzione di fare per andare a spendere gli altri, tra cui si prospetta un'apertura imminente di una nuova 4-1, sempre sulla vecchia programmazione. Noi abbiamo portato avanti anche la possibilità di andare a scorrimento
negli anni precedenti, quindi come dicevo prima, scorrimento degli anni 2022-2023, noi chiedevamo anche la possibilità di andare a scorrere il 2021 e anche il 19 e 20, che se vi ricorderete sono gli ultimi due anni dove c'erano state le 4-1 che sostanzialmente erano andate in overbooking, credo rispettivamente dell'80% e del 90% delle domande effettuate, perché erano comunque poco dotati, avevano aperto dei bandi con 2 milioni o 1 milione. Ora capite, se aprite un bando di una PSR strutturale con 1 milione, arriva una cooperativa, come è successo magari in zone tipo la Val di Vara, con un PSR da 2 milioni e sostanzialmente non rimane finanziato neanche il suo, e tutte le altre sono messe in overbooking. Questa è la situazione. La nostra idea, quindi, come vi dicevo, è di andare a ripescare le vecchie graduatorie, questo l'abbiamo fatto presente, devono assolutamente dirci se intendono far questo oppure aprire nuovi bandi. Però anche aprire nuovi bandi, come vi ho detto prima, devono essere istruiti, i lavori effettuati e rendicontati entro il settembre-ottobre 2025. Quindi una situazione molto molto delicata e molto difficile. A seguito di questo abbiamo chiesto anche quindi una sburocratizzazione, una velocizzazione assoluta di queste misure, che non possono ogni volta andare a prevedere i preventivi fatti come eravamo abituati, quindi con le richieste tramite PEC che poi devono perseguire tutto quanto. Quindi anche una sorta di prezziario regionale o qualcosa di uno strumento molto snello che vada ad attribuire dei costi standard agli investimenti che vogliamo fare per andare a velocizzare tutta questa serie di pratiche. Anche su questo abbiamo fatto presente al governatore che la regione Liguria è maglia nera in Italia, maglia nera quindi significa che è l'ultimo posto per quanto riguarda le risorse spese della programmazione del vecchio PSR. E su questo bisogna assolutamente cominciare a camminare, perché comunque 120 milioni di euro da spendere a livello regionale significa un volano economico di 250-300 milioni di euro che devono essere spesi in un anno, perché come ben sapete gli incentivi sono più o meno al 40-50%. E io non credo che ci sia un altro settore economico nella nostra regione che possa avere a disposizione un volano economico del genere, quindi non solo per l'agricoltura ma anche per l'artigianato e il commercio, e quindi su di questo assolutamente siamo chiediamo delle risposte assolutamente veloci. Sulla nuova programmazione sicuramente siamo partiti meglio, l'abbiamo cominciata ad apprezzare per quanto riguarda le misure superficie, parlo principalmente agli olivicoltori, ai viticoltori, perché prevede delle misure a superficie più dotate economicamente rispetto al passato e che stanno dando finora dei risultati positivi. Vi do un'informativa di qualche giorno fa, abbiamo richiesto, a seguito anche delle deroghe che abbiamo visto che sono state rilasciate in Sicilia, in Toscana e nel Lazio, anche la deroga per gli abbruciamenti in caso sia presente la rogna negli oliveti. Così credo che sia un qualcosa che nel nostro territorio è molto importante, anche la possibilità di andare ad abbruciare senza dover ricorrere a tutte delle difficoltà che, visto anche la nostra configurazione orografica degli oliveti, rende tutto molto, molto più difficile. Abbiamo mandato per primi come Coldiretti questa richiesta, aspettiamo a brevissimo una risposta da parte di Regione. Abbiamo richiesto semplificazione per il settore forestale, abbiamo richiesto semplificazione per il florovivaismo, soprattutto per quanto riguarda il passaporto verde, abbiamo richiesto per gli agriturismi di accelerare finalmente un nuovo regolamento regionale che è fermo da tantissimi anni e ci ha visto anche scavalcare dal turismo, che ha presentato un nuovo regolamento sostanzialmente andandoci a superare per quanto riguarda la novità delle nuove regole. Abbiamo chiesto anche la possibilità di trovare dei fondi implementativi da dare per le assicurazioni, perché è sempre più difficile, noi vediamo come ormai il clima sia cambiato. Noi abbiamo
andiamo incontro a delle difficoltà dovute anche a delle grandinate che possono colpire le nostre coltivazioni. Io penso a chi ha serre come me, ogni volta che vede il cielo trasformarsi da grigio a nero, a viola, sostanzialmente non so quanto possa stare tranquillo. Esistono delle assicurazioni che, se magari ulteriormente agevolate anche dal punto di vista regionale, possono diventare lo strumento vincente da utilizzare per quanto riguarda le nostre aziende, anche perché vi ricordo che tutte le coltivazioni e le strutture che sono assicurabili in caso di un evento meteorico non c'è la possibilità di chiedere poi gli aiuti per quanto riguarda poi il risarcimento dei danni. O qualora magari si ci inventasse sempre il jolly di turno e si richiedessero e si ottenessero questi ristori, si parla, e lo so perché ne ho passato di queste, si parla di ristori che arriverebbero nella migliore dei casi dopo 3-4 anni. Quindi troppo tardi per poter magari ritirare sulla testa e non finire poi nelle mani magari delle banche. Parlo anche degli estimi catastali, perché vedo tutti i pensionati in prima fila, che se no, se non lo parlo, mi sono pronti col moschetto sotto la sedia. E Fernando mi ha fatto vedere prima un libro tratto dalla propria libreria personale, dove andava a vedere come erano stati definiti nel lontano 84 gli estimi catastali del nostro territorio. Ecco, da un incontro che ho fatto poco tempo fa con il senatore Berrino, che ha ripreso in mano la richiesta che da tanto tempo era stata fatta, mi ha detto che dovremmo essere alle fasi finali per quanto riguarda la revisione, chiaramente al ribasso, di quest'ultimo. Credo che sia una risposta che il nostro territorio merita, anche perché gli estimi catastali, come spiegavo prima Nada, nel nostro territorio sono dalle 4 alle 5 volte superiori di tutti gli altri territori, floricoli sostanzialmente del territorio nazionale, quindi questo sia importante. Una risposta anche ai basilicoltori, vedo lassù Nicola, per quanto riguarda 1,3D e cloropicrina. Su basilico è già stato autorizzato e credo che abbiano già cominciato con i trattamenti. Questa, vi ripeto sempre, è una battaglia che portiamo avanti in maniera silenziosa, perché voi capite bene che sono temi che, se dovessimo uscire sui giornali, guardo anche Alessandra che è giornalista, hanno magari difficoltà a essere compresi da tutte le persone che possono leggere i giornali, o magari potrebbero essere anche controproducenti per quanto riguarda i nostri prodotti. Però noi sappiamo che sono dei prodotti che le nostre coltivazioni, sia per quanto riguarda il basilico che per quanto riguarda le floricole, sono assolutamente necessari per la salvaguardia delle nostre produzioni. Stiamo spingendo ulteriormente e accelerando, anche perché queste due sostanze vengano autorizzate anche per il comparto floricolo. Noi abbiamo chiesto che vengano autorizzate dalla metà di maggio, speriamo che magari anche con piccoli ritardi, ma sostanzialmente l'autorizzazione arrivi, o non arrivi come l'anno scorso che ci ha costretto a fare i trattamenti sostanzialmente a Ferragosto, perché quello era il periodo. E io credo di aver già parlato abbastanza, poi abbiamo fatto ulteriormente anche nell'ultimo periodo anche gli incontri, visto le elezioni a sindaco di Sanremo, abbiamo incontrato tutti i sindaci ai quali abbiamo spiegato sostanzialmente tutte queste problematiche, tarandole su una misura comunale rispetto a quello che loro possono fare per il nostro settore, e nella fattispecie a Sanremo per quanto possono fare nei riguardi del mercato. Nel mercato dei fiori, andando a migliorare di molto quelle che sono le condizioni per ridare anche dignità ad un settore che assolutamente la ha al di fuori del nostro territorio nazionale. Ogni volta mi capita di viaggiare e parlare di Sanremo, dire che provengo da Sanremo, mi dà sempre molto lustro e molta attenzione che mi trovi al sud Italia piuttosto che nel nord Europa. Arrivare a Sanremo e parlare di floricoltura, tante volte dicono, ti guardano come un reperto fossile o un qualcosa
o un animale in via di estinzione, quando invece noi sappiamo che è un qualcosa di diametralmente opposto, ed è giusto tante volte tirare un pochettino i piedi e far capire quanto valiamo e quanto siamo importanti per l'economia del nostro territorio. E adesso mi taccio e lascio la parola ad Alessandra, nella speranza che poi abbiamo anche uno spazio per fare anche un po' di dibattito. Assolutamente sì, allora adesso un ultimo videomessaggio, questa volta del segretario generale Coldiretti Vincenzo Gismundo. Vi anticipo a seguire l'intervento conclusivo del direttore provinciale Domenico Pautasso e poi, come anticipato dal presidente, via libera al dibattito. Carissimi amici, dirigenti, direttori, ma soprattutto voi coltivatori, nostri soci, celebriamo un importante appuntamento, quello della giornata dell'orgoglio della Coldiretti. Però sia chiaro a tutti che questa giornata ha anche una valenza sindacale molto importante e determinante. Veniamo da una serie di incontri fatti in questi ultimi due mesi con circa 170.000 nostri associati e abbiamo colto dal basso le principali esigenze che dobbiamo rimettere al centro della nostra azione di mobilitazione sindacale. Parliamoci con chiarezza, il tema della fauna selvatica, il tema della moratoria che riguarda soprattutto le imprese che hanno investito e che in questi ultimi due anni hanno avuto dei grossi problemi reddituali, sono all'ordine del giorno, così come dopo che abbiamo fatto il Brennero il tema della lotta nei confronti del codice doganale che permette di far arrivare dei prosciutti, delle passate di pomodoro, del triplo concentrato di pomodoro, frutta, verdura, che diventano magicamente per una sorta di regola quasi miracolistica con l'ultima trasformazione sostanziale a tutti gli effetti dei prodotti italiani made in Italy al 100%. Non è più possibile, noi dovremo denunciare alle istituzioni di questo paese, ai cittadini consumatori di questo paese e a tutta l'Italia che non possiamo non stare dalla parte dei nostri produttori agricoli che sono una comunità a cui dobbiamo fare riferimento. Allora, non ce ne sarà con molta chiarezza per nessuno a livello regionale perché vengano applicate tutte le formule per il contenimento dei cinghiali e della fauna selvatica, non ce ne sarà per nessuno in tutte le dogane che potremo tecnicamente andare a presidiare perché non arrivino più prodotti indistinti che con una semplice lavorazione faranno diventare il grano canadese al glifosato una semola italiana al 100%. Basta con questo inganno nei confronti della salute dei consumatori, basta con queste pratiche che non sono sleali, sono veramente un tradimento del nostro paese. Dopodiché un'ultima osservazione, noi siamo una organizzazione che ha alle spalle 80 anni di storia, sappiamo sempre con chiarezza cosa dobbiamo fare, come farla, perché siamo dotati di un ragionamento e di una capacità di analisi antica e profonda. Questo ci permetterà anche di mettere definitivamente nell'angolo i nuovi centri di azione agraria, che come nel 60 tentarono con i trattori di poter imbrogliare le carte per evitare la grande riforma agraria, che però vide da una parte Bonomi, dall'altra Fanfani e Segni, espropriare 2 milioni di ettari all'agrarietà che metteva in campo i trattori. Oggi non è l'agrarietà, ma sono altri interessi che muovono alcuni uomini che amano fare baccano e basta. La Coldiretti non sarà mai disintermediata dal suo popolo, perché quando facciamo la Coldiretti non ce n'è e non ce ne sarà mai per nessuno. Buon lavoro e avanti, avanti Coldiretti. Cercherò di essere il più sintetico possibile, ma non è semplice perché avrete compreso che parlare di floricoltura, olivicoltura, zootecnia, orticoltura, si passa da un argomento all'altro, ma c'è un denominatore comune, è quello della protezione.
della nostra agricoltura, del Made in Italy, dei nostri prodotti. Ma prima di addentrarmi in alcuni ragionamenti veloci, consentitemi una cosa. Consentitemi di ringraziare tutto il personale della Coldiretti di Imperia. E consentitemi di farlo perché in questi mesi, oltre a farlo ordinario, hanno fatto lo straordinario, perché quando si organizzano eventi, riunioni, mobilitazioni, non è semplice, perché non è che dici faccio questo e non faccio più il resto, no? Se penso che in questi mesi le 7 riunioni sul territorio, questa iniziativa, il Brennero, 300 domande dei muretti a secco presentati, centinaia di domande integrative fatte per misure sul PSR o su altre questioni, tutta la parte fiscale, il patronato, le paghe, non è che è stato fermo, è andato avanti. Quindi grazie, perché non è scontato quello che avete fatto. Quindi il minimo che possiamo fare, che posso fare, è ringraziarvi pubblicamente. Grazie. Ora, alcuni ragionamenti, e riprendo alcuni concetti veloci, no? Sulla fauna selvatica ne abbiamo parlato. Ora che la politica non si nasconda più, se gli è rimasto un po' di dignità, se non gli è rimasta continui a nascondersi, ma dire che non si può fare è sbagliato. Mi fa piacere che ci siano alcuni amministratori in sala, perché le amministrazioni comunali è vero che non possono entrare nel merito, perché le decisioni si assumono a Bruxelles o a livello nazionale sulle grandi politiche agricole, ma possono fare una cosa, e soprattutto a livello regionale, perché le regioni hanno delle deleghe sull'agricoltura che sono ampissime, ma le amministrazioni comunali ci possono dare una mano a far capire alla politica quello che serve, no? Coldiretti non è un'organizzazione che fa solo protesta, fa proteste e poi proposte. Se poi però le proposte non vengono riprese e rimangono lì perché non si può fare, e no, perché sull'acqua dobbiamo vedere, no, sulla fauna selvatica sì, no, perché nella conferenza Stato Regioni, poi l'ISPRA, poi basta, perché qua vuol dire prendere in giro la gente. Allora dateci una mano voi amministratori locali a far comprendere che ci sono dei percorsi che si possono fare, sono stati evidenziati, tant'è che ci siamo permessi di metterli nelle cartelline quello che è stato detto finora, i 10 punti della lettera inviata a Toti e l'incontro che abbiamo avuto, la fauna selvatica, il famoso articolo 19 ter pubblicato il 7 luglio del 2023 dal Ministero dell'Ambiente, dove ha un unico articolo, piano straordinario di controllo, e dice alle regioni, alle province autonome quello che possono fare. Più chiaro di così? No? Vale il discorso dell'acqua. E qua faccio un ragionamento sull'acqua potabile. No? Nella cartellina trovate anche un documento fatto molto velocemente, perché se avessimo dovuto stampare tutto il decreto del commissario ad acta avremmo dovuto prendere una cartellina tanto, no? Voi sapete che lato idrico Imperia nord-ovest è commissariato. Allora, lato idrico nord-ovest, in funzione di una norma nazionale che è in piedi dal 2018, e c'è un ente nazionale, un'agenzia, ARERA si chiama, deve regolamentare il costo dell'acqua. Sta di fatto che a novembre del 2023 emana questo decreto, dove prevedeva per il mondo agricolo, allora, tariffe base da 0 a 200 metri cubi, 0,71 centesimi, non 83, 70, insomma 0,72 quasi. Seconda fascia
da 200 a 1000 metri cubi, 1,52 euro quasi. Terza ed ultima fascia, sopra i 1000 metri cubi, più di 2 euro a metro cubo. Facciamo una riunione in regione il 13 di dicembre e qua ringrazio la struttura e ringrazio Enrico perché con lui abbiamo fatto delle simulazioni facendoci dare i dati da Riviera Acque dicendo ma in questa categoria quanti imprenditori agricoli ricadono? Ah, questi ci tirano fuori i numeri e ci dicono 4.638. Ora gli diciamo scusate, ma se dal rinnovo della Camera di Commercio ci sono circa 3.000 imprenditori agricoli in provincia, com'è possibile che ne abbiate 4.638 su 34 comuni? Gli ho detto, noi vogliamo sapere chi sono gli imprenditori, perché il Presidente detta la linea dicendo noi dobbiamo tutelare le imprese agricole a titolo professionale. Ci tirano fuori i dati di quei 4.638, 600. 4.038 privati ad uso agricolo, compresi alcuni hotel, piscine. No. Iniziamo a ragionare sulle tariffe. Ci aspettiamo un riscontro, il riscontro non c'è, ma dal 13 dicembre noi avevamo 15 giorni per presentare il ricorso al TAR. Il 28 dicembre noi depositiamo il ricorso al TAR assieme alla CIA, Confagricoltura si sfila. Stranamente che alla riunione del 13 in regione abbiamo detto facciamo fronte comune tutti e tre così spendiamo un po' di meno perché i ricorsi al TAR costano mica poco, eh. Confagricoltura si sfila, noi presentiamo il ricorso al TAR 28 dicembre, a gennaio, fine gennaio c'è un primo incontro, iniziamo a chiarirci, mi ricordo il presidente Scaiola che ovviamente ci stringe, ma come avete fatto il ricorso al TAR, non tratto più, ah, perché se non l'avessimo fatto avresti trattato, no, non saremmo qua, no, ma è giusto così. Facciamo un secondo incontro, troviamo il punto di equilibrio grazie alla simulazione presentata da Coldiretti il 13 dicembre in regione, è il punto di equilibrio dove lato idrico comprende che deve sganciare i 4.038 utenti che consumano 1.200.000 e 29.000 metri cubi d'acqua dai 600 imprenditori agricoli con un consumo di 599.000 metri cubi d'acqua, perché questo è il dato, perché ci siamo fatti dare tutti i dati e ci abbiamo lavorato sopra e ci fa questa proposta e ve la trovate in cartellina, ve la trovate e la proposta è questa, non più da 0 a 200 metri cubi ma da 0 a 1000 metri cubi 0,64 centesimi, da 1000 metri cubi a 20.000 metri cubi 1,16 euro, che la prima stesura sopra i 1000 metri cubi era 2 euro, sopra i 20.000 metri cubi 1,24 euro. Abbiamo fatto quattro conti e abbiamo detto, oltre a questo, visto anche che abbiamo l'altra zona gestita da Ireti, che le tariffe sono ben più alte. Qua apro e chiudo una parentesi, Riviera Acque, che è l'ente gestore del lato idrico, sta lavorando per l'acquisizione della gestione di Ireti. Il subcommissario, la dottoressa Brescianini, ci ha detto, se tutto va bene, entro fine anno. Se tutto va bene, nel momento in cui subentra l'ente gestore Riviera Acque con decreto del lato idrico verranno applicate anche in quelle zone quelle tariffe, queste qua che vi ho detto, no? Però fino ad allora verranno applicate le altre tariffe, queste, attenzione sul decreto però abbiamo fatto aggiungere una clausola come Coldiretti. Trascorso un anno facciamo il rimonitoraggio
per vedere l'andamento dei consumi e per vedere se si può ancora intervenire. Perché il dato generale della provincia di Imperia parla di 19 milioni di metri cubi consumati ogni anno di acqua. E le aziende agricole allacciate alla potabile ne consumano 599 mila metri cubi su 19 milioni e 900 mila. Ma il problema non sta nell'acqua potabile, il problema sta nel fatto perché dobbiamo usare l'acqua potabile ai fini irrigui, perché mancano gli invasi, perché abbiamo le reti che hanno perdite del 40%, perché non abbiamo fatto le infrastrutture. E l'ha detto il Presidente. Ecco perché l'abbiamo portato all'attenzione di Toti. Sarà pur vero, perché è un dato ufficiale, che l'agricoltura a livello ligure rappresenta l'1% del valore aggiunto e il 2% a livello nazionale, ma Imperia rappresenta il 5,3% da sola, 5 volte il dato regionale, ed è la provincia che ha meno infrastrutture sull'acqua. Perché poi l'acqua, noi parliamo di acqua irrigua, ma se tu hai invasi e reti che non sono dei colabrodo, l'acqua serve per tutti e non solo uso irrigo. Attenzione, perché noi a volte sbagliamo, perché presi dall'enfasi parliamo di acqua irrigua, ma le infrastrutture per portare l'acqua servono a tutti, servono anche all'agricoltura, ma servono a tutti. Abbiamo parlato poi del concetto di reciprocità, del codice doganale, non ci entro su questi argomenti perché è già stato ampiamente dibattuto, però voi comprendete quanto sia difficile dialogare con la politica oggi. Prima il Presidente diceva siamo in campagna elettorale perenne, perché adesso finito le europee, iniziamo le regionali nel 2025. Poi nel 2026 ci sono una parte di amministrative, poi nel 2027 ci sono le politiche, e poi ricominciamo, no? Allora posso permettermi di dire che manca una cultura di governo in questo paese, che non abbiamo più una classe dirigenziale politica che si assume la responsabilità di dire sì o di dire no. Presidente, perdonami, ma noi dei ni non sappiamo più cosa farcela e non accetteremo più dei ni. O è sì o è no, o si fa o non si fa, motivazioni se si fa, motivazioni se non si fa. E se dovremmo scrivere a qualcuno che è bravo, glielo scriveremo, e se dovremmo dire che qualcuno è un po' meno bravo, glielo diremo, anche perché chi paga il nostro lavoro siete voi, mica la politica. Noi rispondiamo a voi, non rispondiamo alla politica, è la politica che deve rispondere alla società, non la società al servizio della politica, eh? È la politica al servizio nostro. E dopo che tu presenti i documenti, gli presenti le proposte, poi attendiamo ancora, e che vogliamo fare? E vogliamo continuare a giocare? E allora ditecelo che volete giocare e che non avete le capacità, ma mi fermo qua, perché vi ho già rubato troppo tempo. Permettetemi un ringraziamento a Nada Forbici, perché Nada, io l'ho conosciuta qualche anno fa, quando è venuta a Imperia, per il corso del manutentore del verde, vedo qualche azienda qua dentro che era fatto quel corso, Federico, il nostro vicepresidente, Carlo Siffredi, il nostro vicepresidente, poi ci sono altre due o tre aziende. E abbiamo iniziato a parlare di floricoltura, perché in un territorio come il nostro, che ha i due comparti che quasi si equivalgono, diventa difficile, no? E abbiamo iniziato a parlare di floricoltura e oggi, quando sono andato a prenderla alla stazione, gli ho detto, sento parlare di floricoltura veramente dal 2020 in avanti. La grande forza e il grande coraggio che abbiamo messo in campo su un settore che è complicatissimo. Perché l'olivicoltura, se ha un problema, ce l'ha al proprio interno. E
lo sa, no? Quando ci confrontiamo, che diciamo, il problema dell'olivicoltura siamo noi. La floricoltura è complessa. È complessa perché, per quello che coltiva, per il confronto che ha sul mercato mondiale, per la mancanza di protezioni che possono avere altri settori. La floricoltura non ha degli interventi, come posso dire, l'etichettatura d'origine, che comunque fa drizzare i capelli al consumatore e dice: ah, no, quello è prosciutto Unione Europea, questo invece è italiano. Io quando vado a comprare un fiore, mica so se quello italiano arriva dal Kenya, dalla Colombia, dall'Iran. Arrivano i fiori dall'Iran, vero? Non sono produttori di fiori. Beh, ma magari si stanno attrezzando, non lo sappiamo. Allora, è difficile, no, affrontare questi settori, è difficile affrontare questi argomenti. Grazie Presidente, va bene, grazie per tutti i ringraziamenti. Vi annuncio che il secondo congresso nazionale del fiore sarà a Sanremo il 4 e 5 di ottobre. Voi considerate che siamo partiti dalla Puglia lo scorso anno, quando abbiamo inaugurato il primo congresso nazionale del fiore, eravamo a Leverano, in provincia di Lecce. È stato quest'anno fortemente conteso tra la Campania e la Toscana e alla fine l'ha spuntata la Liguria con Sanremo. Guardate, un congresso nazionale che durerà 2 giorni, dove ci confronteremo esclusivamente per il settore floricolo, una floricoltura sia da reciso che fiore in vaso, con la politica nel primo giorno, avremo dei momenti tecnici per quanto riguarda proprio formativi e informativi per il settore, direttamente per i produttori, e il secondo giorno sarà dedicato al consumatore, a istruire il consumatore e capire perché deve comprare un fiore italiano, perché deve chiedere un fiore italiano, come quando andiamo al supermercato e chiediamo il prosciutto che sia da animale italiano, perché è una garanzia. Ecco, guardate, noi abbiamo iniziato a Lecce lo scorso anno e nella giornata dedicata al consumatore è stata una giornata che ci ha dato una grandissima soddisfazione, proprio perché al termine di questi momenti di confronto tra i produttori, da questa parte c'erano i produttori, cioè voi, noi, sono un imprenditore, signori, sono florovivaista da 30 passa anni, so che cosa vuol dire tutti i giorni aprire l'azienda alle 6 o dipendenti, quindi i mal di pancia, il non dormire, tutte queste cose qua, non sono un dirigente e basta, nel senso, sto dando una mano in tutto questo percorso perché conosco in maniera profonda il settore florovivaismo, un'azienda che nasce 50 anni fa, quella dei miei genitori, socia con mio fratello che mi dà una mano in azienda e mi permette di potermi staccare per cercare di fare un qualcosa e portare un contributo al settore. Eccoci, al termine di dicevo di questo secondo giorno, quando noi produttori spieghiamo al consumatore, alla sciocramaria, perché deve andare a cercare un fiore italiano, alla fine la richiesta forte e pressante è stata quella: ma come faccio a riconoscere un fiore italiano? Perché oggi non abbiamo un marchio, ma più che il marchio, signori, dobbiamo riconoscere quello che è l'etichetta d'origine, come c'è per prodotti agroalimentari del mondo, proprio quel settore, diciamo, che è partito prima di noi, giustamente tu dicevi, dal 2020. Signori, perché dal 2020? Perché il 2020 è stata la catastrofe, perché finché avevamo la pancia piena tutti, ognuno pensava a fare produttore, a fare l'imprenditore a casa propria, non gliene poteva fregare di meno essere insieme al collega, anzi se ne guardava meno bene di essere insieme al collega, perché magari sai poter capire quali erano i mercati di uno, dell'altro, i clienti, i fornitori, eccetera, eccetera, segreti di Stato. Guarda un po' il giorno che i mercati si sono completamente chiusi, dove avevamo le serre piene, dove non sapevamo da che parte girarci, ma anche i big, signori, anche quelli che fatturano 70 milioni di euro all'anno,
che hanno 350 dipendenti, perché abbiamo queste realtà noi in Italia. Ebbene, signori, anche questi hanno iniziato a dire: se non siamo insieme, se non siamo uniti, non riusciamo ad andare da nessuna parte. Guardate, sono 15 anni che faccio associazionismo, sono partita da gavetta, da consigliere provinciale. Oggi da qualche anno ho il grande onore anche di essere in Confederazione Nazionale a fianco del Presidente Prandini e a fianco di questo signore che è un grande Presidente, che fortemente, quando ci è stato detto dobbiamo andare in Europa, questo signore, no, non solo di statura, grande intelligenza, quando è stato il momento di scegliere anche una persona, un Presidente che fosse capace di portare avanti il comparto di piante e fiori in Europa, fortemente ci siamo battuti per Gianluca e ancora lo abbiamo rivoluto anche nella rinomina, no, perché questo è che deve allargare le spalle in maniera importante con gli olandesi, signori, perché la grande intelligenza di quest'uomo qui è stato anche quello che il Parlamento Europeo doveva andare a parlarci lui, invece perché non è andato lui e ha mandato me? Perché lui aveva un po' di difficoltà con il presidente olandese, che aveva imposto però a tutti voi che non si doveva e non si poteva parlare agli europarlamentari di reciprocità. Ok? Allora è arrivata quella da fuori, che bella bella, la domanda: che cosa può fare l'Europa per il settore floricolo? La prima cosa che ha detto di fronte a Union Fleur, che non aveva fatto altro che parlare di importazioni chegnote, ok, di fiori, è stato quello: il principio di reciprocità. Chiudiamo se non possiamo, ma salvaguardiamo quello che è il prodotto europeo, quello vero europeo, e ovviamente noi da italiani difendiamo il nostro di prodotto. Ecco, il congresso nazionale del fiore, ve lo diamo come anticipo, sarà un altro bel importante lavoro da farsi, quindi ancora metteremo sotto pressione le strutture, ma sicuramente anche questo è un elemento importante. Quando mai si è parlato di un congresso nazionale del fiore? Ecco, questo è anche col dire.